nostra ricetta invece è quella di una moderata espansione fiscale nel quadro di una sostenibilità della finanza pubblica e andando a reperire le risorse non dalle tasse e non dai tagli alla spesa sociale, ma dalla lotta all'evasione fiscale. Non facendo i condoni, ma facendo seriamente la lotta all'evasione fiscale, che è l'unica condizione per ridurre le tasse sul lavoro e sull'impresa e per finanziare il nostro stato sociale. Si parla di mettere una tassa sulla plastica, follia! Perché la tassa sulla plastica non è che improvvisamente ti fa liberare il mare dalla plastica. La tassa sulla plastica ti chiude una filiera, che è quella nell'Emilia Romagna, che ha qualcosa come 10.000 dipendenti che vengono immediatamente licenziati. E noi sabato e domenica saremo in più di 1.000 piazze italiane per ascoltare gli italiani sulla giustizia, sul MES. Il problema non è rinviarlo di un mese, il problema è bloccarlo e riscriverlo, perché fra un mese continua a essere pericoloso, come scrive lucidamente oggi il professor Ricolfi, è pericoloso, è un rischio per l'Italia. Nessun argomento possa essere tabù. Io, al di là delle mie convinzioni che sono note e che per tutto l'anno di governo non sono state esplicitate, perché c'era un accordo di governo che noi avevamo firmato dove non si parlava di uscita dall'euro. Quanto a Borghi, diciamo così, è noto che Borghi e la Lega sono per l'uscita dall'euro e quindi si confermano nemici degli interessi dell'Italia, della tutela del risparmio degli italiani. Se si facesse quello che dice Borghi, gli italiani perderebbero molti soldi. Io mi rifiuto di pensare che una maggioranza in cui c'è il Movimento 5 Stelle e il centro-sinistra possa mettere in crisi un governo sulla prescrizione. Ora, ribadisco, non ci sono veline del Movimento 5 Stelle, le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle sono molto trasparenti, e cioè noi mettiamo fine, con la riforma della prescrizione, ad una vergogna per cui, dopo che lo Stato ha fatto le indagini e si è arrivato a un processo di primo grado e una sentenza di primo grado, si arriva a un certo punto a dire tempo scaduto, si torna a casa. Se questo Parlamento rimane in piedi, io le ripeto, do il 50% di possibilità che rimanga in piedi, fino a un mese fa davo il 95%, adesso sono soltanto il 50%. Quello è un fatto di inclinazione temperamentale, caratteriale, un pessimista cosmico, Matteo Renzi, no, state tranquilli, andiamo avanti, abbiamo tante cose a fare, il Paese chiede tante urgenze, tanti bisogni dei cittadini, dobbiamo soddisfare.